Nick, ben ritrovati miei cari ventoni dell'Ugiona Bar Calcio. Sotto il video di ieri è apparso un commento che ringrazio di essersi manifestato e che mi dà l'opportunità finalmente di parlare di questa piaga, ok, che incombe su Bologna. E di cosa parlo? Parlo, no, della affermazione che solitamente viene fatta a chi si azzarda a, diciamo, augurarsi che nel prossimo futuro, proprio quello più prossimo, Gioia Grazia Saputo possa cedere l'attività, no, di presidenza del Bologna a qualchedun altro, al che arriva sempre qualcuno che risponde con la solita litania a cui oggi diamo risposta. Va bene? Il nostro caro avventore Ivan Colombari, come vedete qua sotto, scrive: tirate voi i soldi per la serie, vuoi mandare via Saputo, Gioè, grazie, grazie Saputo che ci hai salvato, grazie, davvero sempre grazie. Allora Lugiona, tira tu fuori i soldi, acquista tu il Bologna, smenaci tu 40 milioni, ok, per ripianare i passivi annuali. Bene, caro Ivan Colombari, parlo a te, ma parlerò ovviamente a tutti quelli che la pensano come te, quindi non ti sentire attaccato te, perché te vieni utilizzato appunto come portavoce in questo caso di tale discorso. Prima di svilupparlo però a Markman, iscrizione, condivisione e mi piacino. Ok, va bene, permesso e concesso? Grazie. Nel fare questo poi verso la metà, fine video, farò vedere anche degli estratti per non dimenticare, perché molte volte noi ci dimentichiamo, e anche qua una cosa che andrebbe sempre tenuta a mente e che ognuno di noi dovrebbe effettuare fare è: quanto effettivamente io vivo il Bologna Football Club? Nel senso, lo vivo il sabato e la domenica o il lunedì quando si gioca la partita, come sarà in questo caso? Cioè lo vivo solamente quando mi metto comodo sul divano o vado anche magari allo stadio, però poi nei 5 giorni di infrasettimana magari manco ascolto eventuali parole rilasciate dai nostri uomini. Pertanto una cosa da chiedersi è: quanto so davvero tutto quello che gravita attorno al pianeta rossoblù? Quindi quanto mi informo? Poi la seconda cosa è chiedersi quante abilità si possieda nell'analizzare una determinata situazione. Ognuno di noi nella vita, secondo me, si deve mettere davanti a fare un po' di autocritica e fare degli esami di coscienza e chiedersi: io nel mio vissuto quanto sono abile a fare delle disamine? Anche qui bisogna poi cercare di chiederselo. Quanto riesco a pensare autonomamente, in maniera autonoma, o quanto invece io mi lasci influenzare da quello che ascolto dagli altri? Ok, questo ovviamente è direttamente conseguenza anche alla prima domanda che ci andavamo a fare, cioè quanto riesco ad informarmi in maniera autonoma, quanto tempo io ho da dedicare al Bologna. Queste sono tutte cose che vanno messe nel pacchetto finale, perché dire allora i soldi li devi tirare fuori tu è molto semplicistico, forse fin troppo, perché adesso continuo a spiegarlo. Questa è, diciamo, una frase che sottintende, secondo me, un vissuto che appartiene a noi, non alla maglia. Ok, noi dobbiamo cercare di scindere quelli che sono, diciamo, le nostre tra virgolette problematiche di ragionamento da quelle che dovrebbero essere invece le problematiche di ragionamento della maglia. Faccio un esempio, come faccio sempre, paralleli per capirci meglio, ok? Se noi siamo all'interno di una relazione che alle origini
era, diciamo, stata messa in piedi sulla base di molte promesse. Ti sposerò, faremo una famiglia, andremo a vivere in una villa su un'isola deserta e questo lo faremo nell'arco di 10 anni. Se passati 8 anni e tu sei ancora, diciamo, nella tua casetta di provincia, sei ancora appunto magari in un appartamento almeno uno, ok, dove stavi prima di conoscere appunto colui che ti promette, se questi addirittura non solo non vive con te ma sta lontano da te e ti dice di tanto in tanto non ti preoccupare, torno, per poi dire ah no, ho avuto un impegno, tornerò magari il prossimo mese, prossima settimana, e te stai ancora lì ad aspettare che ciò avvenga e lo fai semplicemente perché ti foraggia, magari perché uno sa di non avere delle autonomie, più che altro di ragionamento mentali, sa di avere il pane sopra la tavola bello caldo e pronto, allora dici mi conviene aspettare. Perché fai questo ragionamento? Perché sai di non avere alternative, perché sai di non avere risorse da non attingere a te stesso. E quindi cosa succede? Succede che te continui a sperare, a credere, perché non puoi fare altrimenti, ma questa andando a ledere che cosa? Che è una cosa che noi tutti dobbiamo tenere a mente, in questo caso per la nostra maglia. Andiamo a ledere quella che è la nostra dignità, ok? Quindi se si continua a stare in quella situazione di parallelo che ho appena fatto, a mio modo di vedere è perché abbiamo un problema, prima di tutto con noi stessi. Dovremmo fare un certo tipo di percorso per cercare di capirlo, analizzarlo e per cercare di venirne fuori. Ma se noi sottostiamo ad un, tra virgolette, ricatto di questo tipo, è perché appunto sappiamo di non avere risorse per fare altrimenti e accettiamo questo, quindi a nostro malgrado, perché vuol dire mettere la nostra dignità sottoterra. E arriva un momento nella vita dove, pur consapevoli di poter perdere molto, ok, ma con l'altrettanta speranza di guadagnarci poi in altro, in primis propria salute mentale e dignità personale, lo si fa. Questo fa parte dei valori che ognuno di noi dà alla propria vita e alla propria persona. Per quanto mi riguarda, ad esempio, io metto al primo posto la dignità personale e la metterei anche per quanto riguarda il Bologna. Bene, detto questo, voglio far partire dei audio, video, per ricordare quanto appunto magari talvolta si dimentica. Prego! E dove vede il Bologna fra 10 anni? È ovvio che per sognare possiamo sognare dove vogliamo portare. Per me tutto per me comincerà. Abbiamo parlato, una volta che possiamo aumentare i revenuti della squadra, è ovvio che possiamo investire molto di più e da lì non si sa mai dove possiamo portarla. Per me è ovvio che qui 10 anni speriamo di avere un nuovo stadio dove i ricavi saranno più alti, i diritti televisivi saranno meglio, la distribuzione dei diritti televisivi saranno meglio, a quel punto lì possiamo sognare, possiamo investire, e per me quello è molto importante. E se possiamo investire, non si sa mai dove possiamo essere. È ovvio che per noi oggi ci dobbiamo fissare dove siamo, dove possiamo essere realistically, e credo, come ho sempre detto, da qui fino a quando abbiamo i ricavi più importanti, non credo che possiamo sognare al scudetto, non credo che possiamo, no, però dico che dobbiamo essere i meglio delle squadre che hanno le stesse potenzialità, insomma, ecco, gli stessi ricavi.
Dovete sapere che abbiamo un gruppo tecnico qui che ci do tanto fiducia. Vi dico non solo all'allenatore, il suo staff, anche il direttore sportivo, anche Finucci, e stiamo lavorando insieme per assicurare, per mettere la base in piedi, per fare grandire il progetto di Bologna. Come sapete, il piano nostro era di a livello di spendere per i giocatori, volevamo fare su un piano di 3 anni, però abbiamo deciso che investire un pochettino di più il primo anno, il secondo anno, forse meno il terzo anno. Allora, alla fine di 3 anni vi dirò se sono contento col piano che abbiamo fatto. Ed ecco quindi che abbiamo sentito le parole del protagonista assoluto, sia Gioè Grazie Saputo. Chi più di lui? No, chi più di lui? Quindi, ragazzi, le cose vanno ricordate. Allora arriva un momento nella vita dove bisogna metterle tutte davanti al proprio tavolo e chiedersi: quanto sono disposto io a farmi ancora mettere i piedi in testa? Ripeto un concetto e qui chiudo. Io non ce l'ho con Saputo, l'ho detto anche ieri a dire il vero, ma mi rendo conto che sia difficile da capire. Saputo, e ho anche sempre detto, sono pronto a rivalutare tutta la sua gestione se per l'appunto rifà lo stadio e vende e se ne va, ok? E darà modo a chi verrà di poter metterci quella passione che sappiamo lui non poterci mettere. Se Saputo fa questo, io riterrò la medicina Saputo anche qualcosa come da dover essere fatto. Però io quello che non capisco è perché Saputo continua in maniera imperterrita a fare promesse che sa che non potrà mantenere. Anche perché dice, appunto, fino a tanto quanto non avremo stadio, aumento dei ricavi, robe varie, noi l'unico obiettivo sarà dover fare meglio rispetto alle nostre squadre con cui oggi possiamo competere, cioè quelle squadre che in questi anni corrispondevano a nome magari di Sassuolo, Udinese, magari prima che accadesse questo poteva essere l'Atalanta, ma poi è andata altrove. Tutte quelle squadre, insomma, che stanno al nostro pari grado, ok. Però lui dice, quando avremo migliori ricavi, che tra l'altro avere migliori ricavi vuol dire averle per tutte le altre squadre, non solo per noi. Quindi anche qua non si capisce quale possa essere la differenza. Dice, quando avremo la situazione stadio risolta, ma io voglio ricordare che anche altre squadre stanno sviluppando la situazione stadio, altre squadre ce l'hanno già in essere, come per l'appunto Sassuolo, Udinese, Atalanta. Altre squadre ci stanno lavorando, come in Italia mi sembra di ricordare Fiorentina, Parma, ma ce ne sono delle altre, adesso non mi ricordo, ma vi assicuro che c'è, chi c'è? Lo Spezia, lo Spezia stesso sta lavorando in direzione dello stadio, il Venezia in Serie B, la SPAL, per dire, ci sono tante squadre che stanno lavorando allo stadio. Quindi lui dice, in poche parole, quando i ricavi sia diritti TV che lo stesso stato patrimoniale del Bologna verrà aumentato, cosa che in questi anni Fenucci non è riuscito tra l'altro a fare. Quindi praticamente dice, quando avremo una situazione migliore che corrisponda a situazioni migliorative anche per gli altri, non si sa per quale motivo noi dovremo esplodere. Ma se non ce l'abbiamo fatta oggi, caro Saputo, perché ce la dovremmo fare domani? E questa la lascio ai posteri, lardo a sentenza, ed è quello che io non capisco. Allora io quello che vado a richiedere a Saputo e a tutta la sua banda, Fenucci, Di Vaglio in primis, almeno voliamo basso, sappiamo qual è il vostro obiettivo qua a Bologna, ok? Almeno non facciamo promesse, perché a me, se c'è una cosa nella vita che mi ruga altamente il cazzo, è essere preso per il culo. E sinceramente la gestione Saputo fa risuonare tale concetto. Mi dispiace doverlo dire, almeno questo per quanto mi riguarda. Fatemi sapere dunque che cosa ne pensate a tal riguardo. Attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui a Lugiano Baccaccio nei video, e noi ci sentiamo alle prossime. Chi ha calabato? Prepariamo tutto il possibile per costruire una squadra di cui Bologna possa essere fiera. Stiamo lavorando proprio per questo. Secondo, un progetto di crescita graduale
che porta a migliorare anno dopo anno la competitività della nostra squadra.